Pixar si lasciate alle spalle la confusione di Vicky Dotton, SpongeBob e Patrick iniziano il loro lungo viaggio verso Città della Conchiglia. Che brutto Città della Conchiglia, Shell City! Non tutto procede al meglio. Plankton ora vende i Krabby Patty al Chum Bucket e per ogni acquisto il cliente riceve un secchielmetto per il controllo mentale. Squiddy ha scoperto il piano di Plankton di creare un esercito di teste di secchio, ma riuscirà a spuntarla? No. No. Alla periferia della città, SpongeBob e Patrick incontrano dei cordiali autoctoni che li informano che non dureranno molto fuori città. I nostri amici non prestano loro ascolto. Ma avrebbero dovuto farlo. Perso il proprio mezzo a forma di sandwich, i nostri eroi si ritrovano ora soli in un enorme deserto, con soli i propri piedi come mezzo di trasporto. Ovviamente. 3000 km dalla Città della Conchiglia. Che brutto Città della Conchiglia, Shell City! È Shell City! Plankton sta usando quelle torri radio per trasmettere i suoi malvagi messaggi in mare. SpongeBob, devi trovare un modo per disattivare quelle torri. Ma ancora i campagnoli! Hai trovato i gettoni necessari! Ora posso insegnarti lo schianto! E vai! Ma dai! Ora mi sento un... Premi triangolo per colpire gli oggetti sopra di te. Grazie, Bimbi! Prego! Quelle torri radio trasmettono i messaggi ipnotici di Plankton. Se non facciamo qualcosa presto, ogni creatura del mare sarà sotto il suo controllo. Devi andare nel deserto e disattivare le torri. D'accordo. Ma non è il periglioso deserto dal quale nessuno è mai tornato via? Beh, tu lo farai. No, dovrebbe essere il deserto accanto. Duh. Ah, ok. In questo caso disattiverò le torri in un battibaleno. Ah, beh, certo. Ah! Ah beh, pensavo fosse in salto. D'accordo, figo. Vediamo. Ok, no, non rompe le cose davanti, solamente quelle dietro. Madonna mia, che voglia di menarli quelli. Triangoliamo. Ecco, fatto. E via. Che nervoso che mi danno sti qua che ridono. Mamma mia. Andiamocene, va. Ecco qua. Stavo per dire. Sì. Chissà qual è il punto segreto. Vabbè, guarda. Vabbè, ma dai Patrick, anche tu però, che cacchio. Chissà dove dobbiamo colpire. Allora, aspetta. Tac. Ma... ah, ok, no, c'avevano i bilancieri, non c'era nient'altro dentro. Più che altro, mi sa che io posso anche salirci sopra su quelli. Vabbè, in ogni caso, facciamo le cose un attimo con ordine prima. Vediamo se riusciamo. Vieni qua. Dicevo, se riusciamo ad arrivare a 3000 punti. Non sono sicuro di come potenziare tutti quanti, nel senso... è più pratico potenziare quello che stai usando, è più pratico potenziare quello che al turno dopo utilizzerai? Hai la certezza che al turno dopo utilizzerai l'altro? Io per il momento continuo a giocare come abbiamo fatto e siamo saliti di livello. Ecco qua. Dunque, allora, la cosa più intelligente, io potenzierei il colpo normale di Patrick. Però è vero anche che in questo momento stiamo utilizzando questo. Vabbè, io potenzio Patrick. Perché? Riflettomatico! Slancio Patrick per colpire tornare indietro i proiettili. È stata una scelta intelligente? Non lo so. È stata una scelta pratica? Molto probabilmente. E ora dobbiamo arrivare a 5000 punti. Vabbè, si fanno, si fanno. D'altronde, alla fine, non è neanche detto che lanciare indietro il colpo sia utile. Però, meglio averlo che restare senza, giusto? Ad esempio, probabilmente se ora mi fossi potenziato,
Magari questi li shottavo. Non lo so. In ogni caso, io continuo a sbagliare tasti. Continuo a premere R2 e L2 per... Aia. Dio mio. Cos'è? Ah, credo che sia tipo... tipo effetto fuoco che... corre via bruciando. Fermo lì tu. Ecco qua, andata. E ora... Andate al ciambac! Ora con i crabby patty. Sì, certo, come no. Allora, abbiamo lasciato indietro qualcosa? Non mi sembra. Bravo SpongeBob. Al ciambac, ogni acquisto un secchielmetto gratis. Un secchielmetto. Allora, calmi un attimo, c'è... Ah, ma è vero, aspetta. I puzzoni lì? Non questi qua, i... quelli lì che abbiamo colpito dal culo. Loro lanciano il proiettile, è vero? Mi sono già dimenticato che posso fare questo. Io già che li evitavo, vabbè, allora. E basta un po', Plankton. Sto cercando di capire dove devo andare. Allora, mi serve qualcosa questa grotta? Non lo so. Forse sì, forse no. In ogni caso, io... Stai zitto. Ecco qua. Proseguiamo. In ogni caso, ho capito metà del discorso di quello che ha detto Plankton. Un po' per i rumori, un po' per la musica. Quindi sono sicuro che ci stava sfottendo. Ma non sapremo mai in che modo. O meglio, basterebbe che ascoltassi le registrazioni, però. In ogni caso, è Plankton. Da qua in alto non sento quello che dice. Porca. Madonna mia. Puoi premere il tasto sotto il... No, aspetta. Scusami. Non... Cosa cambiava dal solito? Vabbè, in ogni caso la torre radio è andata. Certo. Che magia. Vabbè, allora. C'è qualcos'altro qui? Non mi sembra. E allora, aspetta. Aspetta, ecco qua. E via. C'è qualcos'altro da quella parte? Non mi sembra, quindi. Ecco fatto. Grazie. Io in ogni caso questi li distruggo, che sono comunque punti extra per noi. Ma dai, la povera medusa. Ma io posso colpire i nemici? No, direi di no. Perfetto. Era solo giusto curiosità in realtà. Non c'era nessun motivo per colpire una medusa così piccola col colpo in basso. In ogni caso, c'è qualcosa qui? Se me la metti in questo modo, mi ci fai pensare. No? Peccato. Ci ho sperato. Oh, il gioco è bello. Cioè, non riesco a dire nient'altro per il momento di questo gioco, se non proprio che mi piace. È esattamente quello che speravo negli anni di provare. Cioè, veramente, quando al tempo c'era la possibilità di avere questo gioco, ci speravo di comprarlo. Purtroppo non è mai successo. Allora, calmi un attimo. Madonna mia, quanto mi state sulle palle. Bastardi, mi hanno distratto. Allora, dicevo, un po' ci speravo di riceverlo questo gioco, comunque di poterlo comprare un giorno. Non è mai arrivato quel giorno. Io devo andare di là, vero? Come faccio a raggiungere quella zona? Mi sa che non si raggiunge ora, vero? A meno che... Vediamo se... Ok, ci arriviamo. Ma devo ovviamente beccare la sabbia. Ecco fatto. E proviamo a affrontare la prova spugno palla. Ok. Ah, vabbè, ma... Semplicemente dobbiamo solamente...
è praticamente Monkey Ball di SpongeBob. Posso saltare? No, non posso fare niente. Ok, calmo, piano, piano. È Monkey Ball di SpongeBob questo. Ok, le piattaforme rosse cadono. Vabbè, in realtà non è neanche terribile. Cioè, è originale a modo suo il gioco. Calmo, calmo, piano, piano. Il gioco è originale. È originale, anche se ha preso questa tipo minima idea da un altro gioco. Per carità, la rende comunque tutta sua. Non è che siamo dentro una bolla di sapone come appunto... Ah, ma non mi fanno danno. Come appunto Monkey Ball che sei nella palla di vetro. No, è SpongeBob appallottolato su se stesso, che va velocissimo. Ed è un problema controllarlo. Calmo, bravo. Ok. Sì, lo so che come al solito sono piccoli bilancieri che potrei benissimo lasciare indietro, ma ascolta, ci mancano già meno di 1000 punti, prendiamoli. Come se la ride comunque. Veramente uno dei migliori giochi, e siamo solo all'inizio, che ho provato in questa rubrica di giochi vecchi. Aia, stronzone, ma levati. E la cosa buona è che sono respawnati tutti, comprese le ceste. Fammi solamente vedere se sono respawnati. Aia. Anche tipo i palloncini. Ancora. I palloncini mica davano 10 monete. Cioè 10 monete, 10 bilancieri. 5, e beh, se c'è il minigioco da fare ti respawna anche, tanto meglio farlo, no? Guarda, uccidendo tutti abbiamo già rifatto un sacco di punti. Guarda qua, 30 punti con un colpo solo. Ora non mi metto a tornare indietro fino a inizio livello, però tanto di guadagnato. Te, ridendo e scherzando, siamo già a 4500. Ecco fatto. Vieni qua tu. Andato. Aspetta. Ah, che cavolo. Allora, prima di tutto l'hamburger. Come la raggiungiamo quella zona? Allora, aspetta, sputa di nuovo tu. Madonna mia. Il colpo arcobaleno però non si può vedere. Come la raggiungiamo quella zona? Non mi sembra di aver visto zone in cui potevamo passare. E in ogni caso non possiamo tornare indietro. A meno che SpongeBob non ottenga il potenziamento della chitarra, come c'era scritto nell'altro livello, che forse ti permette di andare sull'acqua. Non lo so. No. Ecco fatto. Ma con quale concetto metafisico è successo tutto questo? Vabbè, io passo. Allora, come lo raggiungiamo? In teoria, se facciamo così, no? No, niente. Purtroppo andati 50 punti. A meno che no. La nostra prima morte. Yes! Me li hanno respawnati tutti. Fantastico. No, troppi. Allora, calmo. Allora, aspetta. Può romperne. Cacchio. E allora mi ammazzo di nuovo. Dicevo. Perfetto. Ok, dovrebbe bastare. Perfetto. Tutto questo solo per 50 punti. Ma 4776. Giusto curiosità, eh. I cittadini di Plantopoli hanno... Vediamo, è respawnato? No, va bene, non importa. Però respawna questo, quindi sono comunque un po' di punti extra. Niente di che, per carità, però. Ecco qui. E via. Sì, 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 Plankton, hai rotto le balle. Basta. Aspetta che...
Dio mio, che rimbombo. È ora disponibile. Ah, vedi? Lo sapevo. Lo sapevo che c'era un modo per arrivarci di là. Sì, certo, guarda, subito. Allora, ecco qui. No, un po' più in alto. Perfetto. Dai che arriviamo a 5000. Ecco qui. Meno male che fare la giravolta ti fa stare un pochino più in aria. Calmo. Ecco fatto, perfetto. Altra moneta ottenuta. Bellissimo, davvero, mi sta piacendo un sacco. Prendiamo l'hamburger e avanziamo. La prova bungee jumpy ora è disponibile. Grazie. Scatola. Che mi fa respawnare dove? Non vedo. Ok. Allora, un attimo, eh. Qui dove siamo? Dove eravamo prima? Non c'era mica... no? Pensavo ci fosse qualcosa, vabbè. E via. Ecco fatto. Dunque, schianto? Ma sì, dai. Così abbiamo tutti gli attacchi attualmente disponibili, già potenziati. Questo schianto macho guantone. Premi triangolo per usare il guantone. Insomma, è solo più potente. Forse è anche più veloce, eh? Oggi mi sento. Ah! Calmo. Calmo. Troppo. Allora, aspetta, vai. Ma poverino SpongeBob, che sì, che viene tirato dalle mutande. Vabbè che sicuramente l'idea è sua, eh. Allora, minchia, il vapore. Di nuovo, aspetta, è l'ultima. Preso, andata. Allora, aspetta. Preso. No, vabbè dai, non importa. In teoria abbiamo vinto, giusto? Non c'era nient'altro lì. Scendiamo. Moneta. E, dicevo, non c'è nulla qui, vero? No. Questa è... la manina è bellissima comunque. È solo la zona di ritorno e basta. Vabbè. Porca. Ma è... che figo! Non avevo capito! Scusa un attimo. Ah no, fa... torna solamente giù. Pensavo facesse anche il colpo verso il basso. E... ah ok, posso tornare indietro. E la madonna! Fosse stato in grado di pensare, avrebbe pensato che è grande. Certo! Vieni qua, tu. Troppo, aspetta. Pum! Lo faccio per il tuo bene. Allora, in realtà mi sa che come potenziamento si è buono a livello fisico, per, cioè a livello di danno, però a livello di impatto il colpo normale prima fa il danno e poi tutto il resto. Ecco qua. Cioè vedi, questo si attacca e poi vabbè, per carità, esplode, ma l'altro almeno colpiva istantaneamente. Non dico che sia un brutto potenziamento, però... l'impatto così potrebbe rendere difficili le cose. Perché scusami, se io faccio questo, non voglio che mi si rompano tutti gli altri... gli altri palloncini. Questo potrebbe essere un potenziamento non molto positivo, mannaggia. Posso toglierlo, vero? Cavolo. A saperlo, questo potenziamento non lo facevo. Qua saltiamo, prendiamo danno, prendiamo danno. Meno male che è pieno di hamburger. Mamma mia.
Oggi avevo voglia assolutamente di kebab, per carità. Però davvero, anche un hamburgerazzo lo sparerei nelle vene adesso come adesso. Anche se non devo. Devo stare in forma per Luca. E voi? Attento a non toccarli o ti farei male. Grazie, Mindy. Ecco fatto. E addio alla medusina. Quanti minigiochi sto livello? Già due in una volta. Affrontare la prova del blocco fluttuante. Ok. Ah, è una prova a tempo che devi arrivare dall'altra parte. Ok, non penso sia nulla di difficile. Niente che... quello però dobbiamo prenderlo. Nulla che un Super Mario 3D World non abbia già fatto, insomma. Allora, aspetta, sali. Perfetto. Sal, bravo, vai. Bravissimo. Sai cos'è il problema? È che Patrick non fa l'attacco in aria. Quindi per lui non c'è, diciamo, modo di poter aggiustare il salto. C'è altro che devo prendere. Sai cos'è? Che non posso girare la visuale verso l'alto. La cosa mi infastidisce non poco. Patrick è un po' più limitato di SpongeBob. No. Non so come mi sono salvato, ma va benissimo così. In ogni caso abbiamo un checkpoint. Ecco qui e via. No, però davvero. Cioè, allora, se ci pensi, in realtà è uscito prima questo gioco di Mario 3D World. Ovviamente Super Mario già queste cose un po' le faceva anche negli altri Super Mario. Per esempio Super Mario 64. Però in 3D World queste cose sono, non ti dico all'ordine di ogni livello, ma... anzi, questi sono anche più veloci di 3D World. Fammi indovinare, qua puoi starci pochi istanti. Cavolo. Cos'è? L'effetto... ma respawna per caso? Mascolinità tossica. Ok, ho preso tutti i bilancieri che mi servivano. Andata. Hai vinto. Sono Patrick. Ok, e con questo abbiamo preso 9 monete in totale. Ecco qua, tu sputi? Ma aspetta, giusto curiosità. E vedi, non è d'aiuto questo potenziamento. Per carità, li uccide in un colpo, per carità. Però, aspetta, posso andare? Certo. Affumicato è ora disponibile. Vabbè. No. Ah, qui serve Patrick, mi sa, eh. Eh sì, non posso fare neanche la furbata, mi sa. A meno che... no, non ci arrivo. No, per niente, vabbè, non importa. Tanto questo gioco è fatto apposta per farti rifare più volte i livelli, quindi... Kaboom! Scaboom! Forse in realtà farei prima a farli spawnare un pochino i nemici. E poi far togliere lo spawner, però almeno ce li leviamo già subito dalle balle. C'è qualcosa? No, è rimasto solo un bilanciere. Oh, complimenti. Io davvero non riesco a dire nient'altro, perché abbiamo giocato così tanta merda in questa serie che è sorprendente vedere questi giochi. Abbiamo giocato davvero così tanta roba brutta che vedere tutta sta roba positiva mi fa sorridere. Ok, no, di là non c'è nulla. Quindi, aspetta. Ecco fatto, aspetta che si sgorga. Oh, ha mancato. Dai, sputa. Ma dai! Ecco qua.
andata. Sì, sì, sì. Kaboom. E... Port of Earth. Cosa fa quella porticina? Mi cambia con Patrick, forse? Vedi, non è utile. Non è per niente utile sto potenziamento. A saperlo non lo prendevo. Vediamo. Passare a un altro personaggio. Volentieri. Davvero strano. Allora. Come... Ma dai, ma è perso spot. Ma scusami, c'era Patrick e quindi lì prima. Vabbè. Ah, ecco perché ti hanno... Ti hanno fatto, come si dice, ti hanno rimesso la pedana in questo punto. Perché così, quando cambiavi con Patrick... Aspetta, Patrick, non vedo. Di qua vai e... A posto. Sicuramente c'è una moneta. Anzi, in realtà non ne sono neanche troppo sicuro, però ci spero, ovviamente. Andiamo. C'è un forziere per caso? Non lo so. Posso aggirare il fumo? Certo che posso. Ovviamente dove riesco, tipo qua non riuscivo perché la pedana è troppo piccola. Grazie. Ammetto che credevo che il geyser avesse consistenza. Ah, ok, perfetto. Pensavo di non arrivarci, invece bastava aggrapparci. Oh, calmo. Smettila. Più che altro non so quanto il fumo prenda di ogni singola pedana. Calmo. Vabbè, vai, 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 vai. Fatto. Non so se tenere Patrick ancora, perché SpongeBob con il pugno possiamo far esplodere un po' di gente. E soprattutto non so se appunto serve ancora che usiamo il pugno. E Patrick questa opzione ovviamente non ce l'ha. SpongeBob è andato via? Mi sa di sì, Porca. Allora, mi sa che Patrick compensa le mancanze di SpongeBob con più forza negli attacchi. Cioè, per esempio, qui non possiamo colpirli. E ovviamente qua ci serve lui. Cioè, loro ti mettono l'opzione di cambiarlo, però ovviamente per avanzare serve solamente lui. Grazie. Sì, 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 piano zezza. Allora, uno. Ancora qui sono, E via. Spero che la torre gli finisca addosso, sti due. Troppo classica come cosa, veramente. Che brutte le ombre su SpongeBob e Patrick. E... basta? Eh sì, si prosegue.